Nell'ultima seduta della Commissione speciale d'inchiesta sull'emergenza idrica abbiamo udito per la prima volta la voce dei presidenti delle 6 società di gestione dell'acqua in Abruzzo. Tutti e 6 i presidenti hanno lamentato purtroppo delle enormi difficoltà di collaborazione e di comunicazione con ERSI. Questa è evidentemente una criticità che va sanata. Inoltre abbiamo approfondito con la presidente della Ruzzo Reti la situazione di questa società di gestione e soprattutto le peggiori criticità. La peggiore criticità è sicuramente quella relativa al costo del personale. La Presidente ci ha assicurato che comunque lo stato economico finanziario della società sta migliorando anche grazie a un piano di internalizzazione di tutti quei contratti che oggi sono interinali e che quindi gravano sulle casse della Ruzzo Reti in maniera molto pesante. La Presidente della Ruzzo ha tenuto anche a smentire le dichiarazioni del Presidente dell'ERSI Merolli, che nella seduta precedente aveva dichiarato che nessuna delle 6 società di gestione aveva un ingegnere idraulico al proprio interno. Questo è stato smentito dalla Presidente della Ruzzo Reti. Nella prossima seduta, che si terrà mercoledì prossimo, audiremo e approfondiremo dunque le situazioni della GSA e di CAM.